trasparenza di quanto ne dimostrate voi nella vostra vita interna. Nel senso che questi signori sono abituati a lavorare con bilanci che rendono pubblici. Quando prendono il 5 per 1000 fanno sapere dove li mettono i soldi, altrimenti non glieli si dà più. Vorrei far riferimento invece ad alcune situazioni nelle quali voi vi trovate e che, concluda, deputato. E che invece sono, come dire, gestite con la solita modalità. Chi non è d'accordo va via, viene espulso, viene cacciato. Potrei citarvi i casi di Porto Torres, vorrei citarvi concluda, i casi di Assemini. Concluda. E concludiamo, Presidente. Grazie, perché prego. Forse ci sono i vigili urbani fuori che stanno mettendo delle multe, quindi non vorrei. Allora, deputato Massa, colleghi, senza ridere in questo modo, però plateale, dai, cerchiamo di andare avanti con un minimo di decoro. Forza. Presidente, credo che l'equivoco nel quale evidentemente incorrono i colleghi parlamentari dei 5 Stelle nasce dal modo con cui essi organizzano se medesimi, per cui loro di fronte a una qualsiasi struttura organizzata pensano che alla fine c'è un vertice oscuro che manda messaggi via mail o sui computer per dire che cosa bisogna fare. Io credo che senza bisogno di essere menti raffinatissime per le quali il problema dovrebbe essere più serio, la fondazione non è uno strumento del demonio. Colleghi, per favore.